Grazie all'Ala per aver organizzato questa occasione, che mi è particolarmente gradita perché è una cosa che io mi sono divertita moltissimo a scoprire e a studiare, quindi spero di appassionare un pochino anche voi. Mi sentite bene o è opportuno che utilizzi? Bene, Ah, allora accendiamo. Molto bene. La chiacchierata di stasera avrà per oggetto questo componimento medievale che vedete raffigurato sulla locandina. Un componimento che ho avuto la ventura di scoprire alcuni anni fa. È uno studio letterario matematico-geometrico, diciamo così, che ci catapulta in un medioevo tutt'altro che buio, in cui la matematica e la geometria erano ancora descrizione e allegoria, non soltanto strumento tecnico di calcolo, quindi un mondo un po' diverso dal nostro. È una pergamena straordinaria, quella che vedete sulla sinistra, opera di un genio sconosciuto milanese, tale Pietro Longus, preposito di Sant'Ambrogio, morto all'inizio circa, diciamo così, del 1205. Per anticiparvi la ricchezza di questo componimento, vi dico subito che si tratta di un Carmen figurato, in forma di croce. Carmen figurato vuol dire semplicemente poesia figurata. Questi, una figura geometrica di croce, sono inseriti dei versi, appunto in lode alla Santa Croce. Questo Carmen figuratum in particolare viene generalmente attribuito a Venanzio Fortunato, infatti è noto come lo pseudo Venanzio, e in esso sono ripetuti quattro versi che si possono leggere lungo centinaia di percorsi diversi che si articolano lungo linee parallele e ortogonali tra loro che vedete nella pergamena. Adesso vista così non sembra, ma poi ci sono dei diagrammini, degli schemi molto più chiari. Ora, la geometria di questa croce particolare si differenzia in realtà da quella di altri esemplari noti del medesimo Carmen perché è stata adattata alla rappresentazione geometrica di una serie numerica particolare, espressa attraverso il calcolo dei possibili percorsi di lettura, e poi è stata adattata anche allo schema planimetrico della Basilica di Sant'Ambrogio, quindi una cosa un po' particolare. Ora, siccome quando si racconta una storia bisogna cominciare dall'inizio perché altrimenti diventa difficile capirci qualcosa, dobbiamo catapultarci all'inizio di questo secolo, XXI. E per essere precisi, torniamo a una mattina di dicembre del 2002 presso l'Archivio di Stato di Via Senato. Ora, era il lunedì immediatamente seguente Sant'Ambrogio, che quell'anno cadeva di sabato, e a voler romanzare la faccenda ci sarebbe da sottolineare questa deliziosa coincidenza, no? Io, china sulle pergamene della canonica di Sant'Ambrogio, con tra le mani un capolavoro di sapienza medievale, nel quale, dopo molte, chiamiamole così per ridere, per buttarla sul ridere, spremute di meningi, trovo perfino un legame con la planimetria di quella stessa chiesa, e questo proprio dopo il ponte di Sant'Ambrogio e dell'Immacolata. Ora, generalmente le pergamene contengono, a parte bolle papali belle come queste, che sono una gioia per gli occhi, ma spesso, anzi quasi sempre, ci sono dentro documenti di varia natura, anche con contratti relativamente banali, di affitto, di compravendita, e questo sul recto, cioè la parte che veniva lisciata, preparata per la scrittura più chiara. Sul retro, che noi tecnicamente chiamiamo verso, di solito non c'è proprio niente di interessante se non per gli addetti ai lavori, nel senso che ci saranno la data, la segnatura archivistica, magari un registino che dice di che cosa parla il documento contenuto nel recto, ma non granché. Ebbene, facendo passare queste pergamene una dopo l'altra, tra l'altro piuttosto velocemente perché in quell'occasione stavo cercando dei documenti particolari, mi bastava un rapido sguardo per capire se mi interessavano o no, mi sono imbattuta in queste curiose elaborazioni vergate sul verso di tre pergamene. Per creare l'atmosfera vi metto le fotografie originali fatte in bianco e nero nel 2002. Lì per lì all'inizio la prima non l'avevo notata, poi vedendo le altre due man mano mi sono illuminata e sono andata a ripescarmele tutte e tre per ricomporle come se fossero i pezzi di un puzzle. E i tre documenti all'inizio erano evidentemente su una pergamena sola, così ricostruita, poi siccome sul recto i documenti che contenevano dalla parte scritta del documento c'erano documenti che recavano date diverse perché
erano dei documenti in copia, era un dossier particolare. Questi documenti sono stati tagliati, sono stati separati per essere collocati in ordine cronologico. Cioè, Ermete Bonomi, l'archivista cistercense che alla fine del Settecento mise in ordine cronologico i documenti di questo archivio, tagliò in tre la pergamena iniziale. Ora, in questa maniera, buon Bonomi ha rovinato la pergamena originale, vero, però io gli sono decisamente debitrice, perché qualora non l'avesse fatto, il componimento che vedete qui così bello l'avrebbe trovato chissà quanti altri studiosi prima di me, io non me ne sarei mai occupata e nemmeno avrei scritto una certa storia, un certo romanzo ispirato proprio da questa pergamena sulla quale magari dopo dico due parole. Ora, veniamo a noi. Che cosa è questa? Che cosa sono quelle tre pergamene esattamente? Sono tre documenti, dicevo prima, di data diversa, tra il 1179, data del primo, e il 1192, data dell'ultimo, copiate qualche tempo dopo su un unico pezzo di pergamena per comodità. Perché? Perché costituivano quello che oggi alla moderna chiameremo un dossier, riguardante le conferme concesse da tre diversi papi, Alessandro III, Clemente III e Celestino III, della prebenda canonicale che era stata assegnata al personaggio protagonista della chiacchierata di stasera, cioè quel preposito Pietro Longus. Prima canonico, appunto, poi cimiliarca e infine, all'apice della carriera, fino alla morte, ovviamente, preposito della Basilica di Sant'Ambrogio. All'inizio mi sono posta il problema di chi fosse effettivamente l'autore di questa pergamena, perché all'inizio avevo pensato che l'autore potesse essere uno dei tre notai che si sono, i notai estensori delle copie, che si sono occupati della procedura di autenticazione. C'era Pietro Rabus, Vizzo Cutica, Giovanni Brozius, che sono tre nomi abbastanza noti di quel periodo a cavallo tra il XII e il XIII secolo. Però era un'ipotesi assurda. Primo, perché alla prova del confronto grafico non se ne parlava proprio. Secondo, caratteristica molto più importante, nessuno di questi tre notai poteva verosimilmente avere la cultura sufficiente a partorire una roba del genere. Mentre il magister Pietro Longus, preposito di Sant'Ambrogio, era decisamente all'altezza del compito. Dicevo, è evidente che l'autore di questo intrigante componimento doveva essere lui, il magister Pietro Longus, morto appunto da preposito nei primi mesi del 1205. Io mi sono chiesta tantissime volte che faccia avesse questo mio buon Pietro, che ha popolato le mie fantasie, le mie lucubrazioni per tanto tempo. Le pochissime fonti a disposizione dicono ovviamente quasi niente di lui, come sempre per questo genere di personaggi. Doveva essere un tipo molto robusto ed energico, qui arriva la parte di gossip se vogliamo, perché nel 1197, quando era già vicino ai 70 anni, da forse 68, una cosa così, non fu coinvolto in una delle ben poche decorose risse, poco decorose ma non infrequenti, tra monaci e canonici di Sant'Ambrogio solo perché fu trattenuto a forza. Non credo che esistano suoi ritratti, però io vi faccio vedere per pura curiosità una miniatura che raffigura non lui, ma un suo predecessore di qualche decennio prima, un altro noto preposito di Sant'Ambrogio, che rispondeva al nome di Martino Corbus, piuttosto famoso per chi si occupa di queste cose. Ora, di Pietro dicevamo che aveva il titolo di magister. Cosa vuol dire? Significa che aveva certamente seguito un corso regolare di studi e insegnava verosimilmente presso la stessa scuola della canonica di Sant'Ambrogio. Cosa insegnava? Sicuramente le arti del quadrivio, cioè l'aritmetica, la geometria, qui vedete la celebre formella di Giotto con Pitagora ed Euclide, e la musica e anche l'astronomia. Ora, dietro a quella pergamena, Pietro disegnò questa figura di croce con all'interno, come anticipavo prima, quattro versi latini, quattro versi in lode alla croce di Cristo. Se voi guardate bene, qui è una ricostruzione fatta con Excel che ci permette di avere un colpo d'occhio un pochino più preciso, vedete che ci sono centinaia di lettere. E quelle quattro frasi si possono leggere letteralmente lungo centinaia di percorsi diversi, centinaia di volte, sempre a partire comunque dalla C centrale. Vedete, crux est quam semper adoro, ma in qualunque momento posso girare e fare tutte le varianti del percorso. Qui ho evidenziato alcuni percorsi, giusto per darvi un'idea di come funziona, poi adesso non vi descrivo qui che c'è anche, da qualche parte c'era anche un piccolo errore
nella composizione di uno dei percorsi, che era una prova che dimostra a fortiori come sia stato deliberato il modificare la geometria della croce per ottenere i risultati che adesso vado a spiegarvi. Dicevo che l'unica regola è che si parte dalla C centrale, crux in latino, e poi si procede a piacere lungo una riga qualsiasi finché si salta su quella parallela, comunque sempre e solo ovviamente procedendo verso l'esterno. Per farvi capire di quale complessità stiamo parlando, vi dico che in questo braccio, quello della croce che è sempre d'oro, il braccio inferiore, quello più lungo, la medesima frase si può leggere lungo la bellezza di 648 percorsi diversi, 324 a sinistra e 324 a destra dell'asse centrale, dell'asse di simmetria del braccio. È un tipo, dicevamo, molto particolare di Carmen Figuratum, di poesia figurata, e usava molto nel Medioevo. Qui a sinistra vedete la croce classica con i tre gradini, vi faccio notare anche questo dettaglio. La versione dello Pseudo Venanzio ne ha tre, tradita dai vari manoscritti, la nostra Sant'Ambrosiana ne ha due, perché fa parte di quelle varianti di cui dicevo. Ora, dicevo che questa croce è tradita da molti manoscritti, ce n'è intanto questa notissima versione attribuita a Venanzio Fortunato e riprodotta da molti codici, poi c'è una copia in un codice di Colonia del Rabano Mauro, dell'istituzione Clericorum, poi si sa che era incisa sulla croce pettorale di un certo vescovo tedesco dell'XI secolo e c'è perfino chi la chiama la croce di San Tommaso, perché esiste una tradizione, non so quanto leggendaria, però un fondo di verità in queste cose c'è sempre, esiste una tradizione, dicevo, che attribuisce a San Tommaso d'Aquino, niente poco di meno che, una simile croce affrescata, policroma, alta quasi 2 metri, che è nella chiesa di San Giacomo in Anagni. Ora, i versi che si leggono in questo Carmen sono un distico famoso che è attribuito, non l'ha inventato né Venanzio né nessuno, è stato composto da Calvulo, poeta grammatico africano del V secolo circa, e poi in età precarolingia e carolingia furono inseriti in questa croce di cui si diceva. Ora, quello che ci interessa è che questa versione del preposito di Sant'Ambrogio sulla destra è diversa da tutte le altre conosciute che invece hanno come riferimento la schematizzazione che ho posto a sinistra. Quindi è un intreccio non soltanto di letteratura e di geometria, come deve essere per forza un Carmen Figuratum, se no tale non sarebbe, ma anche di aritmetica e di architettura. In generale viene spontaneo notare l'aspetto un pochino da crucipaso, da settimana enigmistica, no? Con le lettere dei quattro versi inscritte nella croce secondo uno schema preciso a partire dalla C centrale. Poi se qualcuno fosse interessato ai dettagli c'è un mio saggio specifico che è uscito su Evum dell'Università Cattolica nel 2003. Poi c'è anche comodamente da trovarsi online, potete leggerlo oppure scaricarlo. Se a qualcuno interessa poi vi dico come arrivarci, perché fino a poco tempo fa era caricato comodissimo sul sito dell'Università di Pavia, poi il sito dell'Università di Pavia, ahimè, è defunto recentemente, pace all'anima sua, e di conseguenza non si capisce bene, credo che sia in attesa di trasferimento su qualche altro server. Torniamo alla nostra croce e partiamo allora dall'aritmetica, che è l'aspetto che io personalmente ho trovato più affascinante ed è anche il primo di cui mi sono accorta materialmente quando studiavo. Abbiamo detto 4 versi in lode alla croce, scritti ciascuno in ciascuno dei 4 bracci della croce, che possono essere letti lungo moltissimi percorsi. E allora la prima domanda che mi sono fatta è: tanti quanti? Vi dicevo che il braccio inferiore è addirittura 648. Io intanto mi ero messa a provare ai tempi tutte le varianti possibili, no? A partire dalla croce tradita dai vari manoscritti da una parte e provando invece rispetto alla croce quella elaborata da Pietro Longus, e vi garantisco che le modifiche che il nostro bravo preposito ha apportato sono le uniche che consentono di esprimere il calcolo di quante volte ogni frase può essere letta nel relativo braccio con una formula matematica sintetica ed elegante, la serie dei primi n numeri dispari, che non è poco perché è la sommatoria dei numeri naturali fino a n, ove n è il numero di lettere contenute nell'asse centrale. Ora, nel caso del braccio inferiore, n uguale a 18. Questo calcolo, tra parentesi, il nostro bravo Pietro Longus ha anche apportato qualche leggerissima modifica in qualche pronome, in qualche
di qualche dettaglio dei quattro versi per fare in modo che il numero delle lettere a disposizione funzionasse per questo giochino, per cui nulla viene per caso, quest'uomo era un autentico genio. Dicevano, il braccio inferiore n uguale a 18 e quindi il calcolo dei percorsi di lettura possibili si esprime mediante la serie dei primi n numeri naturali dispari, quindi vuol dire 1 più 3 più 5 più 7 eccetera eccetera. Che innanzitutto uno verifica a mano, perché quella è la prima cosa da fare, e si esprime con un elegantissimo 2n quadro, meraviglioso, 648. Ecco fatto. Qualunque altra variante della croce non consente di esprimere il calcolo dei percorsi con questa bella formula, che è così semplice e così elegante. Ora, la serie dei primi n numeri dispari è vero che era nota dall'antichità, sin dai tempi pitagorici, d'accordo, però fu dimostrata in senso proprio solo da Leonardo Fibonacci nel 1225, perché Fibonacci assunse questa serie come enunciato di base del suo Liber Quadratorum. Ora, questo avvenne 20 anni dopo che il nostro Pietro Longus era morto e sepolto, e quindi questo dettaglio rende automaticamente il nostro Pietro un genio, perché lui è riuscito a dare una dimostrazione per via geometrica della serie suddetta con largo anticipo. Poi non è detto che qualche appunto, qualche cosa lì tra i matematici, tra i, potesse circolare, però insomma, chapeau. Quindi un genio sconosciuto della nostra città, purtroppo noto soltanto a pochi specialisti, e a lui la statua non l'ha fatta nessuno, perché il Fibonacci invece sì, la statua a Pisa c'è, e quindi io potete immaginare che ci tengo moltissimo a farlo conoscere ai milanesi di oggi. Ora, a questo punto potrebbe essere lecito la domanda classica: com'è che il nostro Pietro è arrivato a tanto? Perché abbiamo detto che era certamente esperto nelle arti del quadrivio. Allora bisogna andarsi a guardare quali erano le conoscenze matematiche di cui poteva disporre questo benedetto uomo. Sicuramente alcuni libri degli elementi di Euclide, quindi siamo quarto, terzo secolo avanti. Poi c'è un capitolo di aritmetica del De Nuptiis di Marziano Capella, e qui siamo quarto, quinto dopo questo. E poi ci sono due importantissimi libri del De Aritmetica di Severino Boezio, che erano fondamentali per chi studiava queste cose nell'epoca, e quindi ormai siamo a quinto, sesto secolo. Ora, sia in Capella che in Boezio, la serie che ci interessa è enunciata. E come dicevo prima, era nota già ai tempi della scuola di Pitagora, soprattutto ci sono dei discorsi, non vi annoio troppo, se a qualcuno interessa, non credo, comunque, c'era Nicomaco di Gerasa che la teorizza intorno all'anno 100 d.C., però si limita ad una serie di esemplificazioni geometriche e la chiude lì. La dimostrazione vera e propria arriva soltanto, come accennavo prima, con il nostro buon Leonardo Fibonacci, che pone appunto quella serie come enunciato di partenza del Liber Quadratorum del 1225. E poi da lì fa discendere una grande mole di enunciazioni, di formulazioni e di teoremi. Quel Liber Quadratorum, tra l'altro, era nato da una sfida che gli era stata lanciata da un matematico della corte di Federico II, tale Giovanni Palermitano, che è piuttosto famoso ai tempi suoi. E tutto questo avviene, ribadisco il concetto perché ci tengo, quando Pietro Longo era morto e sepolto da 20 anni. Il quale Pietro ha trovato una via geometrica ed elegante di dare dimostrazione di quella serie, ma non soltanto questo, perché riesce a metterci dentro, in quel Carmen Figuratum, anche un'altra cosa straordinaria, che è la rappresentazione planimetrica della sua basilica di Sant'Ambrogio. Io ero lì che guardavo, dicevo mi ricorda qualcosa, e poi ho detto vabbè, prendiamo il vecchio Bairati Finocchi, cominciamo a sfogliare le piante, poi a un certo punto l'illuminazione mi ha colto. Il nostro buon Pietro Longus ha adattato quel celebre Carmen sulla croce, architettando, è proprio il caso di usare questa parola, una variante che permettesse contemporaneamente sia di far sì che il calcolo del numero dei percorsi lungo i quali si possono leggere i versi fosse esprimibile con quello splendido ed elegante 2n quadro, ma anche, come adesso vi spiego, per riuscire a rappresentare la sua basilica. Adesso facciamo un passo indietro per qualche osservazione sulla basilica di Sant'Ambrogio, il cosiddetto portico di Ansperto, perché ci serve per continuare a capire quanto fosse intelligente questo benedetto uomo. Allora, focalizziamoci un istante su alcuni aspetti della geometria, della planimetria della basilica di Sant'Ambrogio e del quadriporto.
Ripensiamo per un attimo all'architettura di questa splendida chiesa, IV secolo, tra navate absidate senza transetto, che è rimasta tutto sommato sostanzialmente invariata come struttura, nei volumi almeno, nella nuova basilica dell'XI-XII secolo, che è uno splendido esempio di romanico lombardo che tutti noi conosciamo. L'interno sappiamo che è strutturato mediante quelle belle volte a crociera a costoloni che erano state ideate dai costruttori d'Oltralpe, no? Soprattutto i benedettini francesi di Clairvaux, che progettavano le loro abbazie cistercensi in base al modulo quadrato, il famoso ad quadratum. E anche l'architettura di Sant'Ambrogio non sfugge ovviamente dal principio al quadrato, cioè le proporzioni dell'edificio dipendono da rapporti tra lati di quadrati espressi attraverso progressioni geometriche di superfici. E ora, parlando di quadrati, la navata centrale della basilica, lo vediamo subito, qua, la navata centrale della basilica è larga quanto il doppio delle due laterali, quindi la basilica è larga, secondo questo schema è larga 4 unità. Però c'è un dettaglio estremamente rilevante che vi faccio notare e dobbiamo guardare la facciata per rendercene conto. Cioè, se guardiamo la facciata, vediamo una suddivisione diversa in 5, non in 4, che sono le 5 arcate sulle quali poi sono costruite le campatelle del portico di Ansperto, e quello è il modulo. Portico che nel Medioevo si chiamava cortina e aveva tutta una serie di funzioni diverse, a parte essere uno dei cimiteri della basilica, vi si accoglievano i catecumeni, si ricevevano i pellegrini, talora si amministrava perfino la giustizia, qualcuno ci faceva anche mercato, ma questa non è una novità perché anche a Santa Tecla, che c'era dove oggi c'è il Duomo, la piazza del Duomo, c'erano le botteghe addossate alle navate della chiesa, era una cosa molto normale nel Medioevo. Tornando alla geometria sant'ambrosiana, la basilica e il portico hanno in comune quale diaframma che li separa e li unisce proprio la nostra brava facciata ripartita in 5, che in realtà è un'arteccia a doppia altezza, eccetera, eccetera. Quindi possiamo schematizzare tranquillamente sia la basilica che il portico come due rettangoli di 5x8 moduli ciascuno, perché questa è la percezione principale che deriva dalla facciata quando io entro in Sant'Ambrogio. E su questa percezione sicuramente quel bravo ragazzo di, vabbè, una certa età, non era un ragazzo, il certo preposito di Sant'Ambrogio che io amo tanto, il Pietro Longus, elaborò questo studio letterario matematico geometrico, no? Che ci catapulta, come dicevo prima, indietro nel tempo, quando la matematica e la geometria erano ancora descrizione e allegoria, senso ed essenza della realtà e non soltanto simbolo e calcolo. Riguardiamo un attimo la pietra la croce di Pietro Longus bene. Se guardate bene, vedete che le pietre, le lettere sono disposte su 5 file. I tre bracci corti di questa croce sono lunghi 8 lettere, quello inferiore 16, cioè il doppio, e quindi 5x8 i bracci corti, 5x8 più 5x8 quello lungo. Vi ricorda qualcosa? Ma certo, lo schema della basilica di Sant'Ambrogio che vi ho illustrato prima. I tre bracci corti della croce rappresentano la basilica e il braccio lungo basilica e portico. Quindi li ho ridotti alla stessa scala in maniera da rendere la cosa immediatamente visibile. Quindi i bracci corti di questa croce rappresentano schematicamente la pianta della basilica e quello inferiore più lungo basilica e portico. Faccio anche notare che la rappresentazione della croce rispetta la suddivisione degli spazi della basilica, cioè così come lo spazio della navata centrale e di quelle laterali, con le 8 campatelle di profondità e lunghezza, è visivamente separato dalla zona absidale, alla stessa maniera nella croce, nel disegno, i bracci della croce sono separati dal blocco centrale, che contiene soltanto la parola crux, e che corrisponde proprio alla zona del presbiterio. Un altro elemento che mi piace far notare è che ogni letterina del Carmen Figuratum corrisponde a una campatella di facciata e quadriportico, va da sé, quindi diciamo un modulo della pianta di Sant'Ambrogio secondo quella ripartizione in 5 della facciata, dove si aprono le 5 arcate. A ogni lettera corrisponde un modulo con l'unità di base che abbiamo detto essere la campatella del portico. E quindi possiamo ben dire che Pietro Longus ha voluto legare tutti i percorsi possibili lungo i quali leggere quei versi in lode alla croce alle campate fisiche della basilica e del portico.
Ma se a ogni lettera della pergamena corrisponde un modulo, cioè un luogo fisico della Chiesa, leggere quei quattro versi nella figura di croce lungo moltissimi percorsi possibili corrisponde a camminare in basilica e nel portico lungo altrettanti percorsi. E io mi sono chiesta a lungo, per mesi, prima di pubblicare l'articolo, se oltre ai livelli che vi ho illustrato, questa croce potesse magari celare anche dell'altro, perché Pietro Longus, per come ho avuto modo di conoscerlo un po' cercando di immedesimarmi nel suo complicato cervello per ricostruire tutti quei ragionamenti che lo portarono a concepire quella meraviglia, io da quel Pietro Longus mi aspetterei francamente di tutto. Cioè, io non sono affatto sicura che i segreti di questo componimento siano soltanto quelli che ho saputo ricostruire, potrebbero essercene altri. E alla fine, esaurite le possibilità del mio povero cervello, ho preso una decisione che forse a qualcuno parrà curiosa, cioè immaginare che un livello in più ci fosse nella finzione, e mi sono inventata una storia. Mi sono inventata un romanzo sulla base di questa pergamena, e quindi la pergamena di Pietro è diventata la pergamena del mistero, nella quale sono celati enigmi e messaggi segreti legati anche alle campate e al portico di Sant'Ambrogio. E così Pietro Longus è diventato un personaggio di un romanzo che nella finzione escogita questo componimento apposta per custodire, per celare il segreto di un certo suo amico, un templare Martino, un meraviglioso eroe, cavaliere templare milanese. Ed è anche un modo, se vogliamo, di tributare l'onore che merita a quest'uomo, Pietro Longus, che ho fatto rivivere come personaggio di questa storia, perché scientificamente parlando io immagino che Pietro abbia composto questo straordinario Carmen per un misto di devozione e di desiderio di cimentarsi in certe sfide e in certe dimostrazioni matematiche. Nella finzione mi sono permessa di aggiungere che questa pergamena custodisca anche un segreto che riguarda la missione di un certo templare, ovviamente milanese, a cui viene affidata addirittura la Sindone, sparita secondo molti storici da Costantinopoli proprio in quegli anni, inizio 200, per ricomparire in Francia solo a metà del 300. Qualcuno potrebbe ragionevolmente chiedersi perché proprio la Sindone tra tutti i misteri che mi potevo inventare. E beh, primo perché la sua verosimile sparizione da Costantinopoli nel 1204 è uno dei più grandi enigmi di quel periodo storico. Poi perché coincide quasi al millimetro con la morte di Pietro Longus, che muore pochi mesi dopo, nella primavera del 205, e poi perché il legame simbolico tra una pergamena che raffigura la croce e la Sindone è talmente ovvia che non ha bisogno di essere spiegata. Comunque, insomma, per farla breve, ho riempito questo vuoto con un romanzo, una storia che trasporta il lettore dall'Oriente crociato all'Occidente cristiano, passando per tanti luoghi, non solo Milano, ma Costantinopoli, Tessalonica, Famagosta, l'isola di Cipro, Alessandretta, Aleppo, Damasco, Beirut, le loro rotte mercantili del Mediterraneo, Venezia, la Francia e naturalmente Milano. Tra l'altro, l'impossibilità pratica di stabilire in modo definitivo e sicuro che giro abbia fatto la Sindone per arrivare in Francia mi ha suggerito appunto di colmare la vicenda, di colmare il vuoto con un romanzo. Ma questo ve lo voglio raccontare perché siamo a Milano. Tra le moltissime cose che accadono nel romanzo c'è anche un'immaginaria tappa a Milano legata a Sant'Ambrogio. E questo è un eco, una sorta di eco di quella volta che davvero la Sindone passò da Milano nel 1536. Questa è una storia molto milanese e molto poco conosciuta, e è un'altra di quelle cose che mi piace raccontare, perché come Pietro Longus è un grande genio della nostra città che quasi nessuno conosce, anche questa storia della Sindone a Milano di solito sfugge. In quell'anno i duchi di Savoia, che avevano ormai da più di 80 anni il possesso di quella reliquia, erano stati costretti a sfuggire dai soliti francesi che li avevano incalzati prima a Chambéry e poi a Torino, che avevano invaso i loro territori, e il 24 aprile del 1536 la duchessa Beatrice di Savoia giunge a Milano portando con sé naturalmente la Sindone, se la portavano sempre appresso. E i Savoia rimasero, con reliquie al seguito, rimasero a Milano dintorni per svariate settimane, fino oltre la metà di giugno per essere esatti. Qua ci sono tutti gli spostamenti, fanno un salto a Pavia, di qua, di là, ma comunque sostanzialmente erano ospiti della duchessa Cristina di Danimarca, vedova di Francesco II Sforza, alla morte del quale il buon Carlo V, buon, lo dico sarcasticamente,
la milanese, aveva annesso il Ducato di Milano direttamente ai suoi domini. E quindi, poveri miei antenati, e magari anche quelli di tanti di voi, ti saluto libertà. Però bando, oggi oltretutto i fanti al piano, 24 maggio, quindi bisogna essere patriottici, bando ai tristi pensieri sul dominio straniero della terra di Milano e torniamo a noi. Dicevo che quella della sindone a Milano è una vicenda veramente pochissimo nota e anche sui libri specializzati vi si dedicano soltanto poche righe. E il motivo qual è? È che la memoria di un evento pur tanto importante per la storia della città è stata tramandata soltanto da poche righe nelle grandi e famose storie di Milano, come per dire Paolo Morigia di fine Cinquecento. Il bello invece, anzi tutto, si trova in tre manoscritti che sono custoditi presso, qua dietro, presso la Biblioteca Ambrosiana. E si devono a dei cronisti del tutto casuali, perché uno era un mercante, uno era un funzionario e l'altro era un nobile milanese. E poi in più c'è un'altra fonte che però è una fonte extra milanese, perché è la lettera di un certo personaggio mantovano che era qui a Milano, era presente a Milano il giorno dell'ostensione, 7 maggio del 1536, e ne scrisse al nunzio di Savoia. Se qualcuno poi vuole approfondire, c'è il solito articolo della Grossi su Evum del 2013, credo, eccetera, ma no. Adesso parliamone soltanto in maniera succinta. Dicevamo maggio 1536. L'idea iniziale era quella di predisporre una ostensione davanti alla facciata del Duomo, che allora era in costruzione. Qui vedete la sagoma del Duomo, questa è una mia vecchia ricostruzione degli anni 90, quando studiavo queste cose. Qui c'è Santa Maria Maggiore, che viene demolito ovviamente per prima. La costruzione inizia a partire dall'abside, come sappiamo, nel 1386, e poi mano a mano viene in giù. E a un certo punto, nel 1461, la povera Santa Tecla viene rasa al suolo. Poi se qualcuno va in Duomo, in controfacciata c'è la possibilità di scendere, di visitare il battistero di San Giovanni ad Fontes e si vedono ancora i resti della abside della grande basilica che fu distrutta appunto poco dopo la metà del 400. Questo disegno serve semplicemente per far capire la dinamica spaziale della piazza e con il Duomo che poco a poco prende il posto delle due antiche cattedrali. Poi per varie ragioni, soprattutto di sicurezza, ci fu un mutamento di programma e l'ostensione non fu fatta qui. Qui vedete una miniatura tardo medievale in cui si vede la facciata ancora di Santa Maria Maggiore e anche qui c'è invece la facciata provvisoria del Duomo che si vede da questa finestra raffigurata in un quadrone che c'è in Duomo che raffigura il miracolo della Beatrice del Crespi, il miracolo attribuito all'intercessione di San Carlo, che ci serve per notare questi particolari. Dicevo che per una serie di ragioni, soprattutto di sicurezza, va a finire che il governatore di Milano, Massimiliano Stampa, non si capisce quanto sia sua responsabilità, quanto sia della Duchessa di Savoia, quanto sia di quella di Milano, fatto sta che decidono che è molto meglio esporre la sindone dal rivellino frontale del castello, cioè da quell'elemento difensivo che si trovava a cavallo del fossato, progettato si dice da Leonardo a difesa della porta principale. Quindi se vi volete immaginare la scena, pensate di essere all'altezza della cosiddetta torre del Filarete, no? Dove vedete questo bollino blu. E questo cambio di programma comportò un ritardo di qualche giorno, tant'è che dal 4 maggio, che è la festa liturgica della sindone che era stata fissata nel 1506 da Giulio II, viene fatto slittare l'intera celebrazione al 7. E fu una cosa immensa, dobbiamo immaginarci una distesa umana che va appunto dal fossato fino all'imbocco di via Cusani, no? Immaginatevi Foro Bonaparte e Piazza Cairoli di oggi, gremite fino all'inizio di via Dante. Le fonti, queste fonti ci parlano di 100.000 persone provenienti da città e contado e il concorso di popolo sarebbe notevolissimo anche oggi. E teniamo conto che all'epoca era anche di più, perché in termini relativi, perché gli storici della demografia ci dicono che a Milano si calcola ci fossero non più di 160.000 persone a quell'epoca lì. Come di consueto l'ostensione avvenne fisicamente per opera di tre vescovi che reggevano in mano il telo, questa non è, anche se ogni tanto su qualche libro si legge che questo è un disegno dell'ostensione milanese, sono tutte storie, questo è un disegno perfettamente identificato che raffigura un'ostensione di qualche decennio dopo avvenuta a Vercelli. E che cosa dicono quei cronisti casuali di cui vi dicevo? La personalità di ciascuno emerge da un particolare modo di registrare l'avvenimento e di registrare un aspetto o l'altro, no? Il pratico
Mercante Burigozzo, per esempio, da altri brani della sua cronaca sappiamo che era molto interessato a certe predicazioni che si tenevano in Duomo, ci rivela il nome del francescano confessore della duchessa di Savoia che aveva predicato nei giorni precedenti. Il nobile Fossano, un marchese, quindi della piccola media nobiltà milanese, poté godere di una postazione molto favorevole, fa una descrizione fisica della reliquia che non c'è negli altri autori. E poi c'è questo Banfo, questo agente, cioè procuratore di una famiglia importante, abituato a redigere per mestiere resoconti precisi, che ha la cura di specificare nomi e titoli di tutti quelli che ebbero qualche ruolo nel disporre l'ostensione. Ed è lui che ci dice i nomi dei vescovi che sostennero fisicamente il telo, che erano Novara, Vigevano e Modena, i quali tra parentesi erano tutti membri di famiglie milanesissime, quindi ci avranno anche tenuto parecchio all'occasione. Chiusa la parentesi cinquecentesca, non resta che dare un ultimo sguardo alla splendida creazione di Pietro Longus, alla ricchezza dei significati che racchiude, e celebriamo questo genio milanese, questa veramente perla di sapienza che racchiude l'archivio di Stato in questa pergamena un po' smontata, tagliata, ma che si può ricostruire e ammirare in tutto il suo splendore, al tempo in cui davvero la matematica e la geometria non erano solo simbolo e calcolo, ma erano ancora descrizione e allegoria, senso ed essenza della realtà. Quindi onore a Pietro Longus e grazie a voi per la vostra attenzione.